Carissimi giovani, buonasera. Sono particolarmente lieto che mi è stata chiesta di darvi un po' questa testimonianza sul carcere, ma sono oggi in particolar modo io a ringraziarvi anche perché posso contare su degli amici che pregano oltre che per il mio ministero, soprattutto per il ministero che svolgo all'interno del carcere a favore dei detenuti. La prima carità che dobbiamo esercitare, siamo sempre abituati a pensare che è quella del fare, quella del prodigarsi per l'altro. La prima, la più importante carità è quella di poter pregare per il fratello che è nel bisogno, per il fratello che è nel dolore, per il fratello che è nel bisogno, per il fratello che è carcerato. Perché pregare per i carcerati? Vi do una brevissima testimonianza. Mia zia una volta mi disse: "Ma tu non hai paura di andare in mezzo a quei criminali?" E io le risposi in maniera molto semplice: "Non sono dei criminali, sono degli uomini. Probabilmente la maggior parte non hanno fatto esperienza dell'amore di Dio e della sua misericordia." La prima testimonianza che ricevetti dopo circa un mese che ero cappellano, un ragazzo mi si accostò e mi disse: "Sai, Don Antonio, io a 12 anni andavo a spacciare, più ne spacciavo, più mio padre mi dava o soldi o giocattoli. Sono diventato uno spacciatore." Ecco, allora dobbiamo imparare davvero e qui capiamo quanto è importante, oltre i genitori, la famiglia, l'ambiente in cui viviamo, in cui cresciamo, ma soprattutto quanto è importante che l'amore di Dio raggiunga la profondità di ogni cuore umano. Voi mi direte, mi chiederete, ma cosa fa un sacerdote all'interno di un carcere? Beh, prima di tutto raccoglie le sofferenze e le lacrime di tante persone bisognose, ma soprattutto porta, come ho sempre detto, la grazia di Dio a tanti fratelli, a tante sorelle che non l'hanno ricevuta nel periodo in cui sono stati fuori. Questo è quanto in breve fa un sacerdote ed è quello anche che fa un sacerdote all'interno di una parrocchia, lo fa all'interno di un carcere. Evangelizza, fa conoscere il Vangelo a tanti fratelli e sorelle, porta, se vogliamo, la testimonianza della parola di Dio attraverso anche la sua vita. Perché il carcere è dipinto sempre come un luogo oscuro, un luogo difficile da vivere? Perché non è un luogo accessibile a tutti, se non per chi ci lavora o se non per chi, ahimè, purtroppo ci finisce dentro a causa dei reati. E allora cos'è importante fare? Continuare a testimoniare l'amore di Dio, testimoniare quell'amore che Dio ha per ogni uomo. Cari giovani, dobbiamo portare davvero nella certezza del nostro cuore che Gesù ha versato il suo sangue per ciascuno di noi, che Gesù ha versato il suo sangue non semplicemente per i buoni, per i santi, per chi fa sempre il suo dovere. Il Signore Gesù ha versato il suo sangue soprattutto per i peccatori, per chi in qualche modo vive nel peccato, vive il male. E allora che cosa significa applaudire, acconsentire al male? Assolutamente no. Significa far conoscere davvero il risvolto della medaglia. Se da un lato c'è il male, dall'altra parte ci deve essere necessariamente il bene. Una volta un sacerdote, non ero neanche cappellano, ma mi affacciavo al mondo del carcere. E in una mi disse, mi propose di andare a poter confessare all'interno del carcere. Io accettai e dissi: "Va bene, ma che devo fare?" Mi spaventava molto l'idea di poter ascoltare anche delle confessioni con particolari
peccati, magari anche atroci delitti. Però quanto davvero mi lusingava il poter dare l'amore e la misericordia di Dio. Questo sacerdote in questa liturgia penitenziale iniziò a dire: dobbiamo scoprire il bene sommerso che è ognuno di noi. Già, fratelli e sorelle, dobbiamo scoprire ognuno di noi l'amore, il bene sommerso che è in ciascuno di noi. Perché se l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, tutti gli uomini sono buoni. E allora la fatica che ciascuno deve fare è tirare fuori quel bene che Dio ha messo in ciascuno di noi. Ma quel bene è allora Dio davvero l'ha donato. Ecco, se vogliamo proprio con il lavoro che si fa all'interno del carcere e dare un'altra possibilità ai detenuti, a questi fratelli, queste sorelle che hanno toccato il male, hanno sperimentato il male, hanno commesso il male, hanno commesso dei reati, dare un'altra possibilità, tirare in loro il bene che Dio ha donato. Far emergere quella parte di bene che davvero Dio ha seminato nella loro vita e nel loro cuore. Ma far sentire soprattutto anche ai detenuti una voce amica, una voce che non giudica, una voce che non condanna, ma una voce che ama e una voce che perdona. Una voce che dà fiducia. Quella deve essere prima di tutto la voce di Dio, ma deve essere anche ciascuno di noi si deve avvicinare a loro come davvero compagno, amico, come colui che sostiene e indirizza sulle vie del bene. Ancora davvero, carissimi giovani, grazie perché oggi pregate per i nostri fratelli detenuti. Grazie perché sostenete il ministero di tanti sacerdoti, di tanti volontari, di tante religiose all'interno delle carceri. Grazie perché davvero presentate a Dio i nostri fratelli più piccoli, oggi i poveri, oggi i detenuti. Papa Francesco, e concludo, chiede sempre di visitare le periferie. Ecco, direi che non c'è una periferia più, tra virgolette, permettetemi il gioco di parole, più periferia del carcere. Ecco, che davvero oggi, grazie alla vostra preghiera, i nostri fratelli detenuti sono messi davvero nelle mani di Dio per le mani della Vergine Santa, la Vergine Maria, la Madre di Dio, la Madre della Chiesa. Grazie e davvero pregate per ciascuno di noi. Sia lodato Gesù Cristo.